artista minaccia di distruggere opere d'arte di grande valore nel caso un celebre detenuto dovesse morire in carcere. Questo detenuto è Julian Assange, fondatore di WikiLeaks. Dal 2019 egli è imprigionato nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, nel Regno Unito, con l'accusa di cospirazione verso gli Stati Uniti, a causa della divulgazione nell'ormai lontano 2010 di documenti e file riservati relativi alle attività militari degli Stati Uniti in Iraq e Afghanistan. Nel 2022, quindi veniamo alla storia recente, il Tribunale del Regno Unito ha autorizzato l'estradizione negli Stati Uniti di Assange, che quindi rischierebbe di essere sottoposto alla legge americana e di subire anche delle conseguenze fisiche non da poco, in considerazione del fatto che a quanto pare già adesso il suo stato di salute, a quanto testimonia la moglie, non è dei migliori. Al momento, ma potrebbe cambiare in qualunque istante, siamo sul tesissimo filo di lana, perché ovviamente la difesa ha fatto ricorso e si è in attesa di una disposizione in merito. Siamo in una tesissima fase di stallo, nonostante la questione Assange si protragga ormai da più di un decennio. Nel frattempo un artista russo, Andrei Molodkin, ha deciso di mettere in atto una sorta di azione artistica, performance, installazione, che ha un valore simbolico in difesa di Assange, se venisse messo in atto simbolico non così tanto, perché è un'azione aggressiva, anzi è la minaccia di un'azione aggressiva. Con la complicità di artisti e collezionisti suoi conoscenti, ha radunato un gruppo di opere d'arte e ha acquistato un caveau di 29 tonnellate che si trova in Francia per racchiudere queste opere. Parliamo di opere di Picasso, di Rembrandt, di Andy Warhol, di Rauschenberg e di artisti contemporanei e che conoscono Molodkin come Andrés Serrano, che hanno donato spontaneamente i loro lavori. Nel caso Assange dovesse morire in stato di detenzione, questa camera blindata è collegata a un interruttore che innescherebbe una sorta di reazione a catena interna, facendo liberare una sostanza corrosiva sulle opere che nel giro di 2 ore dovrebbe distruggerle. Buongiorno, come stai? Spero bene. Argomento disteso oggi. Il caso di Julian Assange è quello legato alle azioni di fondamentalmente un unico individuo che si è avuto anche la complicità di molti altri, però lui è diventato il simbolo e la bandiera di quell'evento, che più ha messo in difficoltà i rapporti diplomatici tra paesi occidentali. Da una parte, soprattutto gli Stati Uniti e le nazioni alleate non gli perdonano la divulgazione di questi documenti nel 2010. Dall'altro, in suo favore si sono espressi in questi anni Amnesty International, l'ONU stessa, la Corte Europea dei Diritti Umani, quindi c'è proprio una spaccatura, cioè una tendenza delle nazioni occidentali a volerlo punire per ciò che ha fatto. Infatti c'è stata abbastanza coesione tra diversi stati coinvolti nel trovare anche solo dei pretesti per poterlo catturare, e invece il sostegno di tantissimi personaggi, tantissime figure, tantissime associazioni per la pace. Anche se oggi parliamo dell'opera, non si può non fare una piccola parentesi per ricordare chi sia Assange. Assange innanzitutto è australiano, non è americano, quindi non è scappato dagli Stati Uniti, ecco. Già a 20 anni era un abilissimo hacker e già a 20 anni cominciava a rompere le scatole e ad avere diversi capi d'accusa da parte anche del governo australiano, perché si era insinuato nei database e nei file personali di un'università e comunque si era già insinuato nel sistema del Dipartimento della Difesa americano, comunque ha sempre avuto politicamente un occhio molto critico verso le azioni degli Stati Uniti. Già da subito, da giovane, non ha posto le basi per stare molto simpatico all'establishment. È proprio l'incarnazione dell'hacker come ce lo immaginiamo, no? Cioè quello che veramente può rappresentare un pericolo per i sistemi nazionali, perché è veramente una cellula impazzita, cioè è in grado di insinuarsi in informazioni che si vogliono tenere
riservate per un'infinità di ragioni diverse. Nel 2006 diventa Assange caporedattore del sito WikiLeaks, da lui contribuito a fondare, il sito a cui il suo nome è così legato. È una piattaforma che fa una sorta di giornalismo di controinformazione e che soprattutto tende a caricare documenti sensibili e scottanti provenienti in genere da fonti anonime. Sarà proprio su WikiLeaks che 4 anni dopo verranno pubblicati i documenti e i file secretati che erano stati trafugati dall'ex militare Chelsea Manning, file appunto relativi a queste attività militari degli Stati Uniti nel Medio Oriente. Chelsea Manning a sua volta è stata processata e condannata al carcere per questa divulgazione di dati riservati e successivamente anche perché aveva ricevuto una sorta di grazia che però doveva essere una sorta di scambio con l'accettazione da parte di Assange di farsi processare in America, di nuovo è stata incarcerata perché si è rifiutata di testimoniare contro WikiLeaks, cosa che gli era stata richiesta come patteggio. L'Australia aveva iniziato a indagare nel 2010 su queste violazioni, ma nel frattempo Assange non si trovava lì, ma si trovava in Svezia. Uno, perché in Svezia c'erano i server principali di WikiLeaks, e due, perché era ospite in quel momento di una conferenza. Nonostante la Svezia sia un paese generalmente molto sostenitore della libertà di espressione e che difende questo principio, fu proprio lì che venne emesso il primo mandato di arresto. E a quel tempo non era ancora per tutte queste attività e accuse di cospirazione, ma il primo arresto avviene con l'accusa di molestie sessuali, una cosa che apparentemente non c'entrava nulla, cioè a quanto pare Assange era accusato di aver molestato, addirittura aver commesso una sorta di violenza contro due donne proprio nella settimana della conferenza in tempi diversi. Assange dichiara che secondo lui questo arresto è stato motivato dal bisogno di fermarlo in qualche modo prima che si formalizzassero le accuse per la pirateria informatica e quindi fosse un po' una sorta di cavallo di Troia per permettere l'estradizione negli Stati Uniti in un secondo momento, il fatto intanto di trattenerlo nel carcere svedese. Però avviene una parentesi in cui queste indagini per le violenze vengono chiuse e quindi Assange viene liberato. In questa parentesi, Assange si reca a Londra. La Svezia decide di riaprire le indagini, anche questa cosa abbastanza anomala per la prassi, perché appunto questo tipo di accuse è strano che in tempi così brevi vengano chiuse e riaperte, e quindi la Svezia emana un mandato d'arresto via Interpol, come avviene in Europa, e a quel punto succede quella cosa che forse in tanti sanno, cioè Assange riceve asilo politico dall'ambasciata dell'Ecuador, dove si rifugia e dove rimarrà per ben 7 anni, ottenendo dall'Ecuador lo status di rifugiato politico, addirittura per un certo periodo gli darà anche la cittadinanza e non potrà uscire da questa ambasciata per tantissimo tempo. Diciamo che comunque l'impressione generale che viene montata è che ci sia di più del reato che gli è contestato in Svezia, diciamo che comunque l'interesse attorno al personaggio sia legato alle attività di pirateria. L'impressione sotterranea era che comunque lo scopo principale fosse questa benedetta estradizione negli Stati Uniti per poter essere processato dai tribunali americani per i crimini commessi particolarmente gravi all'interno della società americana. Bisognerà aspettare il 2019 perché gli Stati Uniti formalizzino questa accusa di pirateria informatica e soprattutto una ancora più grave, quella di aver violato l'Espionage Act, quella che praticamente va a punire tutti i comportamenti che vanno a ledere l'attività militare e quindi di fatto Assange viene equiparato a un terrorista. In parole povere, quello che stanno dicendo gli Stati Uniti, dando la loro versione dei fatti, è che divulgando quei documenti secretati militari
Assange avrebbe messo a rischio la vita di molte persone, perché certe operazioni militari garantiscono la sicurezza delle persone coinvolte anche attraverso l'anonimato, per evitare ritorsioni, vendette, giustizialismi incrociati, e questo dal punto di vista americano renderebbe Assange a tutti gli effetti qualcuno che ha deliberatamente messo a rischio la vita dei soldati. A questo punto, con un'accusa così pesante, se fosse dichiarato colpevole, riceverebbe fino a 175 anni di carcere, una cifra abnorme. L'assurdo è quanto la sua figura abbia spaccato l'opinione politica, perché negli Stati Uniti per primi vige quello che loro chiamano il primo emendamento, che dovrebbe proteggere la libertà di espressione, la libertà dei giornalisti di diffondere la verità. E no, non si parla di menzogne, si parla della verità senza essere sottoposti al veto politico. Di contro, invece, c'è una fetta di popolazione che interpreta Assange e le sue azioni come semplicemente criminali e lo considera un criminale tout court, sia per le accuse di violenza in Svezia, sia per queste accuse di infiltrazione informatica e divulgazione di dati sensibili, che comunque è contraria alla legge. È proprio nel 2019 che l'Ecuador ritira la sua tutela per dei motivi talmente complicati che io vi posso solo rimandare a degli articoli che li riassumono, ma vi assicuro che tutti questi passaggi sono estremamente complessi e quindi gli agenti inglesi possono entrare nell'ambasciata dell'Ecuador e arrestare Julian Assange, che da quel punto in poi è detenuto appunto nelle carceri inglesi. Quindi stiamo parlando di una figura che gode di un doppio status. Da un lato, certi lo vivono come un criminale che è fuggito sinora alla giustizia, che quindi è anche corretto che quantomeno si sottoponga a un giudizio, e altrettante persone lo ritengono invece qualcuno che viene perseguitato per una questione di lesa maestà, di essere andato a pestare i piedi ai potenti e che gliela vogliono far pagare. Automaticamente per queste persone Assange diventa un martire della libertà di espressione e sicuramente questa è la posizione di Andrei Molodkin. Molodkin, come vi dicevo prima, è un artista di origine russa che oggi ha 57 anni e da diverso tempo vive e opera in Francia. Anche lui, come Chelsea Manning, è stato soldato per, in questo caso, i sovietici, e anche lui, come Chelsea Manning, ha sviluppato un senso di insofferenza verso il potere costituito. Da un lato abbiamo gli Stati Uniti, nel suo caso ovviamente abbiamo la Russia. Chiaramente per Molodkin è un nervo scoperto l'idea di un potere che censura il dissenso, che lo perseguita e che lo sopprime. Non a caso si è allontanato progressivamente dal suo paese natale e si può considerare a pieno titolo uno dei tanti russi che da fuori esprime il suo profondo dissenso verso il regime e verso quello che sta accadendo anche durante la guerra. Si può considerare un dissidente a tutti gli effetti e ha anche creato opere d'arte che condannano l'invasione dell'Ucraina. Nella carriera di Molodkin lui ha lavorato tantissimo con i fluidi, trattandoli come se fossero una specie di materia scultorea, soprattutto il sangue umano e il sangue della terra, il petrolio. L'oro nero, che spesso e volentieri è la vera ragione che sta alla base dei conflitti bellici, appartiene a una corrente artistica che utilizza lo shock come elemento di protesta e contestazione verso il potere costituito. Alla Biennale di Venezia del 2009, in tempi non sospetti, infatti fu praticamente censurato, nel senso che aveva esposto una serie di sculture che erano riproduzioni della Nike di Samotracia ed erano accompagnate da una didascalia che diceva come queste sculture fossero piene del sangue dei veterani russi e del petrolio della Cecenia. E nonostante la Biennale di Venezia sia una manifestazione che è anche abituata agli eccessi, alle proteste provocatorie, nonostante questa didascalia fu rimossa, il che turbò profondamente l'artista, che già appunto ne viene da un contesto in cui non c'è tutta questa libertà rilassata di esprimersi. Già nel 2009, in più, si è ritrovato anche nel mondo dell'arte a subire questa sorta di censura
silenziamento per compromesso. Diciamo che Molodkin, come tantissimi artisti, come tantissimi anche artisti italiani, e intendo artisti nel senso più ampio del termine, ha sperimentato sulla sua pelle il fatto che anche nei paesi occidentali c'è un barbatrucco per limitare la libertà di espressione, nel senso che tutti possono dire tutto, ma se tu usi una piattaforma per dire qualcosa, questa piattaforma può dissociarsi, può smarcarsi e quindi è in diritto in qualche modo di silenziare anche te. La stessa cosa accaduta in televisione o in certi giornali, l'idea, come dire, sì, tu hai libertà di opinione, però non puoi usare la mia cassa di risonanza perché io non sono d'accordo con te e quindi già la tua cassa di risonanza è limitata perché non è che il singolo abbia tutta questa capacità di parlare se non usando dei media. Soprattutto quando il clima internazionale è teso, si entra in quell'atmosfera del di certe cose è meglio non parlarne, certe parole è meglio non dirle e quindi di fatto anche in un paese libero come l'Italia poi avvengono queste cose, avviene che la libertà di espressione per quieto vivere viene limitata. Chiaramente proprio perché Molodkin è russo, il suo istinto è quello di infilare il dito in questa piaga. Ed è proprio da lì che probabilmente nasce l'esigenza di questa potenziale azione artistica messa in atto per commentare il destino di Assange. Ed Assange viene preso a simbolo di una persona che ha messo la faccia nell'essere perseguitato per questa ragione, per il dire sì, è libertà di opinione, però in certe circostanze, meglio che no, al punto che Assange è stato incarcerato con una serie di motivazioni legislative, anche perché Assange ha alzato la posta, è andato proprio a mettere a nudo tutta una serie di cose che nel programma non dovevano essere divulgate. Per Molodkin, Assange rappresenta l'archetipo contemporaneo di cosa succede a qualcuno che compromette il potere costituito. L'installazione per Assange si chiama Dead Man's Switch, ovvero l'interruttore dell'uomo morto. Al momento contiene, a detta di Molodkin, perché non sono stati fotografati, non sono stati registrati né schedati per ragioni anche di autotutela, comunque lui dice che sono 16 opere d'arte per un valore di circa 40 milioni di dollari americani. Questa camera blindata è collocata all'interno di un sanatorio ottocentesco acquistato da Molodkin che si trova nel sud-ovest della Francia. Il suo scopo è essere una vera e propria lettera di riscatto. Se Assange morirà, l'artista premerà il bottone e distruggerà quelle 16 opere. Se invece Assange dovesse venire liberato, anche le opere d'arte verranno liberate e restituite ai loro legittimi proprietari, che in alcuni casi sono gli autori stessi, se si tratta di artisti contemporanei che hanno donato le loro opere. Attraverso l'atto del dono hanno anche in qualche modo dichiarato il loro essere d'accordo, il loro essere d'accordo con il principio mosso da Molodkin. Non soltanto voler partecipare a questa azione per divertisman, ma perché sono nella sua stessa posizione ideologica. Questi artisti, per esempio, contano, ve l'ho detto, Andrés Serrano, Santiago Serra, Sara Lucas e anche un italiano che è Franco B. Molodkin, tra l'altro, è proprio un artista che ha fatto tantissime pubbliche relazioni, ha basato molta della sua carriera a creare delle comunità, delle sinergie tra artisti. Anche lui ha creato una sorta di factory come quella di Andy Warhol, in questo caso in Francia, e l'ha chiamata Foundry, fonderia, proprio perché la sede che ha scelto è una ex fabbrica dismessa di componenti militari che si trova a Montbourget e che lui ha trasformato in un crocevia per artisti, quindi anche lì il valore simbolico, no? Da fabbrica per componenti per la guerra a luogo di ritrovo e comunione per gli artisti. Una parte molto interessante da un punto di vista di critica d'arte dell'opera Dead Man's Switch è che non si può definire pienamente finora un'opera d'arte, nel senso che la sua caratteristica principale è essere un'opera d'arte in potenza, un'azione artistica in potenza. Se, come ci si augura, Assange non dovesse morire in carcere, questa opera non si compirà mai. Abbiamo un'opera d'arte che per la prima volta è la minaccia di un'opera d'arte, la minaccia della distruzione di queste opere. Fino a che non accadrà,
si rimarrà in questa situazione di stallo simile a quella vissuta da Assange stesso. E quindi l'attesa stessa, come diceva il famoso spot, è in sé l'opera d'arte, insieme alla sua attuazione, no? Cioè la sua attuazione è la vera opera d'arte, però questa attesa è l'altra faccia della medaglia. È un po' come se fosse la scatola di Schrödinger nella storia dell'arte, cioè la scatola di Schrödinger che finché non la apri non sai se al suo interno il gatto è morto o il gatto è vivo. La stessa cosa in questo caso, cioè finché non sappiamo come finirà la storia, questa camera blindata è sia un'opera d'arte sia no. Per ora è un rapimento di opere d'arte e si spera che il risultato sia il rilascio delle opere d'arte. La domanda che pone Molodkin con il suo progetto è idealmente la stessa identica dei ragazzi che protestano contro i danni all'ecosistema nei musei. Parlo di quegli attivisti di Just Stop Oil che vanno nei musei e imbrattano senza conseguenze perché tendono a farlo in un modo che non danneggi veramente le opere d'arte, però lo fanno come azione di offesa e spesso quando agiscono in questo modo pongono la domanda: cos'è più importante, l'arte o la vita? E la domanda di Molodkin è un po' la stessa, cioè ci preoccupiamo per la distruzione di queste opere d'arte, ma non dovremmo più preoccuparci per la morte di una persona e per l'idea che la libertà di espressione possa essere schiacciata così deliberatamente e quasi con l'approvazione generale oppure nell'indifferenza generale? Perché ci indigna che si possano distruggere delle opere d'arte, ma non ci indigna quello che sta accadendo ad Assange? Ovviamente Molodkin non sta dicendo che in realtà le opere d'arte sono solo oggetti, sta dicendo che le opere d'arte sono una posta da poker, la posta più alta che si può puntare per avere in cambio qualcosa che ha un valore ancora più alto, cioè la vita e la libertà. Forse qualcuno all'ascolto si è chiesto, ma è legale? Paradossalmente, finché le opere non sono distrutte e sono al sicuro in questo caveau, sì. Molodkin ha scelto come location della sua opera la Francia, che comunque è una nazione che ha una legislazione sulle opere d'arte abbastanza simile a quella italiana, cioè severa. Come in Italia, anche in Francia la legge dice che anche se un'opera d'arte è in possesso di un collezionista e quindi il collezionista è il suo proprietario, comunque non ne può fare quello che vuole e sicuramente non può distruggerla. Se l'opera è considerata di grande valore culturale, un proprietario che distruggesse la sua opera, diciamo l'opera d'arte che possiede di qualcun altro, dovrebbe pagarne le conseguenze. Tuttavia, non esiste in sé il reato di minaccia contro le opere d'arte come esiste invece per le persone, tantomeno minaccia di distruzione di un artista in una performance. Dunque diventerà reato qualora le opere fossero distrutte e fosse comprovato che sono state distrutte, perché dovrebbero aprire la scatola e guardare, ma non fino a quel momento. Per tutelarsi riguardo soprattutto a quelle opere di autori ormai storicizzati e quotati come Picasso o Rembrandt, Molodkin non ha divulgato dettagli su quali opere siano, le loro caratteristiche, da dove vengano. Sappiamo però che un Picasso è stato donato dal gallerista milanese Giampaolo Abbondio, che quindi ha messo la faccia sia a supportare l'artista sia a supportare la sua idea. Molodkin comunque ha dichiarato di non curarsi particolarmente delle conseguenze legali, anche perché, in effetti ha ragione, gli artisti contemporanei hanno abbastanza il callo al rischio legale di alcune loro azioni artistiche, quindi dice se io mi preoccupassi di queste cose non potrei neanche fare l'artista oggi. Cosa ne penso io? Non riguardo ad Assange, perché su quell'argomento non mi sento neanche abbastanza competente da poter dare opinioni che siano veramente rilevanti. Parlo unicamente dell'opera Dead Man's Switch. Non so se vi interessa, ma ve lo dico lo stesso. Io vivo una scissione quando si parla di questo argomento, come quando si parla degli attivisti per l'ambiente, nel senso che sono azioni che io ammiro moltissimo. Secondo me hanno ragione.
sia gli attivisti per l'ambiente sia Molodkin nel dire che comunque vita e libertà sono valori che vanno tutelati e che sono ancora più importanti dell'arte e della cultura. Ma personalmente temo un po' questa contrapposizione che si vuole implicitamente creare. Cioè, io non vorrei neanche essere tirata dentro il discorso è più importante la vita o è più importante l'arte, perché già solo chiederselo, secondo me, crea un antagonismo tra le due, cioè manda il messaggio che l'arte sia in qualche modo alleata dei nemici di vita e libertà. Che non è un concetto su cui sono molto d'accordo. Cioè, da lì a pensare che l'arte sia uno strumento del potere e del controllo, poi il passo diventa brevissimo. Questo tipo di gesti, questa idea di distruggiamo le opere d'arte, offendiamo le opere d'arte per far capire cosa è veramente importante, comunicano, secondo me, a livello inconscio, l'idea che l'arte sia una sorta di oppio dei popoli, nemica di ciò che ha significato vero e senso vero. E a me proprio questa cosa di pancia non piace, perché io invece tendo a vedere l'arte come custode della vita, custode della libertà e custode della natura. Ma comprendo che è un argomento niente affatto semplice e non ostacolerei neanche questo tipo di azione, sicuramente non quelle degli attivisti, e per quanto riguarda Molodkin, spero che non si arrivi a premere il bottone. Che è il migliore dei mondi possibili, in effetti. E credo che il punto sia proprio quello, tutto sommato. Io vi ringrazio per essere rimasti qui fino a questo preciso minuto. Vi invito, se vi fa piacere, iscrivervi al mio canale Artaleotto. Vi mando un grosso bacio e l'ultimissimo aggiornamento, mentre, come si suol dire, sto andando in stampa, è che secondo il Wall Street Journal gli Stati Uniti starebbero valutando un patteggiamento con Assange che dovrebbe portare al suo rilascio. Forse le 16 opere d'arte sono salve. Sto scherzando. Ovviamente c'è il rovescio della medaglia e gli Stati Uniti vogliono qualcosa in cambio, ovvero che Assange si dichiari colpevole di almeno un reato minore e sinceramente, dopo tutti questi anni di travaglio e di carcerazione, perché anche stare nell'ambasciata dell'Ecuador a suo modo è una deprivazione della libertà, io direi, non so, cioè penso che la tentazione sia tanta, ma non so se arrivato a questo punto possa cedere anche solo di un passo. Ma al momento l'argomento è molto caldo e potrebbero esserci nuovi aggiornamenti ogni giorno. Nachos.